Ciao a tutti, oggi primo video in collaborazione con Pandal Select e vi faccio vedere come creo un paio di orecchini con lastre di alluminio. Questa l'ho già utilizzata per fare delle prove e arriva in una busta così. Questo è il codice. In una busta ce ne sono 6 lastre, mi sembra che sia 50x50. Comunque vi metto il link nell'info box e poi avremo bisogno di queste monachelle e questo è il codice. Poi abbiamo bisogno di forbici, queste per tagliare le lastre, di un pennarello per segnare il nostro orecchino, la nostra base. Io mi sono fatta un cartoncino quadrato con la base del nostro orecchino e queste righe saranno poi quelle dove andremo a piegare il nostro metallo. Poi abbiamo bisogno di pinze, di martelli, di basi per martellare l'alluminio e poi nient'altro. Io poi metterò un colore, poi vi faccio vedere dove, e userò questi smalti UV, ma si possono usare anche altre patinature. Iniziamo. Allora, prendiamo la nostra lastra. Come vedete, ogni lastra è ricoperta da questo cellophane e a noi serve molto perché dovremmo andare a disegnare la nostra base. Se non ci fosse questa, avrei dovuto mettere il nastro carta. Bene, ora andiamo a disegnare i nostri quadrati e come vedete mi serve per fare il quadrato. Ho fatto dei piccoli tagli, questi saranno in corrispondenza alle righe che dovrò poi andare a segnare, ma vi faccio vedere come. Quindi iniziamo disegnando il nostro quadrato. Ora facciamo i segni dove ho fatto le tacche, in questo modo, così, così, così e così. Facciamo lo stesso di qua. Ora con una riga andiamo a tirare le nostre righe, così, così. Ok, dobbiamo avere una cosa di questo genere. Ora andiamo a tagliare . Mi sono dimenticata, avremo bisogno anche di questa lima per limare poi. Ora prendiamo un martello, io prendo questo con la punta di gomma perché voglio andare a sistemare, ad appiattire bene i nostri bordi. Ora, noi dovremo andare a piegare questa linea e questa linea. Prima facciamo una e ci aiutiamo con un paio di pinze. Io mi aiuto a piegare con queste pinze con la punta larga. In questa maniera metto questa pinza a pari alla mia,
al mio segno e vado a piegare in questo modo per dare appena la curva. Voi potete aiutarvi con qualsiasi altra cosa che avete, l'importante è che date la piegatura, perché altrimenti è un po' duro. Vedete, in questo modo, una volta che avete dato questa piegatura, si fa presto anche a piegare col martello. Adesso io lo faccio sempre con questo di gomma, vedete, andiamo ad aprire così, vedete, in questo modo, e ora pieghiamo da quest'altra parte, da quest'altra riga. Facciamoci sempre aiutare da una pinza e diamo la prima piega in questo modo e in questo modo. Andiamo a piegare e andiamo a rialzare in questa maniera. Andiamo a battere per appiattire sempre il tutto e dobbiamo avere questa forma qua. Ora faccio così anche nell'altro. Ok, ora che abbiamo fatto tutte e due le parti in questo modo, andiamo a togliere la nostra pellicola, perché adesso non dobbiamo più segnare il metallo, quindi andiamo a togliere. Ok, allora ora, dove non faremo la texture, metteremo il colore, quindi decidiamo di fare la texture nei due pezzettini più piccoli. Quindi io prendo il mio blocco di acciaio. Io prendo questo perché è più lucido e quindi mi mantiene lucido l'alluminio, e vado a prendere o questo per fare la texture. Io scelgo questo e andiamo vedete? Andiamo a farlo anche da quest'altra parte. Vedete? Facciamo così anche nell'altro. Ah, mi raccomando, non v'ho detto, ovviamente la texture va dove vediamo la piega, non da questo lato. Ok, le abbiamo fatte in tutte e due. Ora con la lima andiamo a togliere gli spigoli e facciamo in questo, tenendoci appoggiato la mano, e andiamo a arrotondare, vedete, facciamo così anche dall'altra parte. Poi andiamo con una carta smeriglio molto leggera, in questo caso io uso una 5000, vado a tagliarne un pezzetto in questo modo e mi aiuto con un bastoncino. Lo avvolgo in questa maniera e vado a limare in modo che
la nostra superficie diventa liscia senza più graffiare. Faccio così da tutte le parti. Guardate le mie mani come sono ridotte, perché è quello che andiamo a togliere. Dopo ve le lavate. Ecco, ok. Ora, per fare attaccare meglio il colore, diamo un po' di carta smeriglio anche nella parte più liscia. Così. Questo serve per togliere un po' di grasso in modo che poi stia attaccato bene alla nostra base. Anche qui. Bene. Ora prendiamo il colore bianco e lo diamo sulla superficie, così. Nella parte liscia. Ok, ora io andrò a metterlo sotto la lampada UV, perché questo è uno smalto che si asciuga con l'UV, però voi potete dare anche lo smalto normale, oppure, come ho detto prima, altre patine. Ora lo andiamo a mettere sotto l'UV, poi ci vediamo dopo. Bene, siamo tornati. E vi faccio vedere la patinatura come è venuta. L'abbiamo messa sotto il fornello UV. Ora facciamo il buco per fare l'orecchino. Io uso queste perché sono molto comode, ma potete farlo anche con un trapano. E lo facciamo, il buco lo facciamo da questa parte qua, così. Vedete? In questo piccolo qua in alto. E lo facciamo anche da questa parte, cercando di farli più precisi che possiamo, in questo modo, vedete? Ora
andiamo a prenderci la nostra monachella, vi rifaccio vedere il codice. Arriva in questo box qua, è molto comodo. E scusate, andiamo a scegliere quale monachella mettere. Questa è la classica. Vediamo se mettiamo la classica oppure no. Sì, mettiamo la classica, via. Magari in questi altri giorni vi faccio un altro orecchino e mettiamo un altro tipo. Ora mettiamo la classica monachella, questa. Quindi, perché è quella che si addice di più magari in questo orecchino. Poi prendiamo due anellini. E assembliamo. Allora, di anellini vi conviene metterne due per ognuno, poi vi spiego il motivo. Adesso ve lo faccio vedere. Mettiamo la monachella. Allora, io ho messo due anellini in modo che l'orecchino non si giri quando andremo a metterlo. Vedete? Chiudiamo bene perché vedo che non è chiuso bene. Potete metterne anche uno più grande, uno più piccolo, vedete voi. Però la monachella deve sempre stare girata alla rovescio, in questo modo. Perché se ne mettevo uno solo, la monachella stava girata così. E dopo, quando andiamo a metterlo, fa difetto. Quindi dobbiamo metterne due. A meno che non ve lo fate da solo la monachella e quindi potete girare come volete il pezzettino dove andiamo a mettere l'anellino. Ed ecco qua i nostri orecchini in alluminio patinato fatti. Come vedete sono molto carini e di effetto. Spero di essere stata chiara. Andate sul sito della Pandal, trovate tantissime cose e molto belle. E se c'è qualche se avete qualche domanda scrivetemelo nell'info box e vi risponderò appena possibile. Se il video vi è piaciuto mettete pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli aggiornamenti, tutti i nuovi video che metterò. E ciao, al prossimo video.